Ed eccola qui live la nuova Alfa Romeo Milano, finalmente possiamo vederla dal vivo e finalmente vi posso raccontare qualcosa di quest'auto che nelle scorse ore ha fatto davvero tanto discutere. Perché? Perché abbiamo visto trapelare alcune foto, perché abbiamo già raccolto alcuni feedback e adesso ve la spiego in mezzo a questo marasma, sarà veramente complicato perché nella realtà dei fatti c'è tanto da dire. Scansiamo Sala, che vuole tanto bene le automobili, perché vi voglio parlare di un oggetto che utilizza per la prima volta in davvero tanti anni in modo corretto le sinergie di gruppo, perché sapete, questa è una vettura che si basa su una piattaforma comune, su una piattaforma che bisogna assolutamente riconoscere che è straniera, una piattaforma francese, la piattaforma CMP del gruppo, che dà accesso comunque a tantissima tecnologia sia a livello di stile ma sia anche a livello di powertrain, perché abbiamo a disposizione una vettura che verrà presentata con tante motorizzazioni, un elettrico da 240 cavalli veloce con differenziale autobloccante anteriore Torsen, un elettrico, attenzione, da 156 cavalli, la batteria è sempre da poco più di 50 kWh, e poi due motorizzazioni ibride, un ibrido da 136 cavalli che unisce un motore 1200 tre cilindri di derivazione francese con una componente elettrica integrata nel cambio ADC, cambio italiano, che permette di avere un sistema mild hybrid a 48 volte che si comporta come un full hybrid, e poi anche una versione sempre da 136 cavalli, sempre mild hybrid, che però vanterà una trazione integrale Q4 grazie al motore nella zona posteriore. Partiamo però dal design che nella parte anteriore è decisamente interessante, visto dal vivo vi assicuro che è meglio di quanto abbiamo visto in foto, un design che è stato interpretato dalla mano di Mesonero con alcuni elementi stilistici decisamente interessanti, a partire dallo sguardo con queste tre sezioni che sono sempre un richiamo storico ma che va poi a integrarsi in un gruppo ottico, lo vedete che forma questa C in rete. Ho letto un po' di cose del tipo che sembra una Renault, però vi assicuro che dal vivo ha un effetto decisamente diverso. Proiettore in tecnica Matrix LED e poi uno scudetto decisamente inedito, perché adesso abbiamo questa copertura, la vedete, della griglia sottostante che va a riprendere il crocione e il biscione al di sotto del logo Alfa Romeo qua nel davanti. La targa, come abbiamo visto nelle immagini trapelate, è centrale perché su questa piattaforma tendenzialmente è qua alla disposizione che poi vede sempre nello stesso luogo anche il radar di sistema. Le linee poi sono molto pulite, sono quelle di una vettura che è lunga 4,17 m ed è alta 1,50 m, un B-SUV, quindi l'auto che serve al momento giusto nel segmento di mercato giusto, però vedo al contempo un'attenzione decisamente molto interessante a livello stilistico, perché guardate questo dettaglio che onestamente mi fa impazzire. Intanto chiudiamo anche le portiere, qua sul tre quarti anteriore noto questo design dei cerchi bellissimo e soprattutto questi cerchi che sono praticamente a filo del passaruote, qualcosa che sicuramente ci fa capire che i tecnici ragazzi in Alfa Romeo hanno messo mano anche alla parte tecnica dell'auto, sicuramente allargandola e sicuramente andando a dare un tocco di personalità anche per quanto concerne la presenza su strada. E questi cerchi sono davvero molto belli, sono da 20 pollici e celano anche un impianto con pinza monoblocco a 4 pistoncini. La cosa interessante poi di questa vettura è che l'hanno toccata anche dal punto di vista tecnico, perché non bisogna pensare che sia semplicemente una Peugeot 2008 ricarrozzata, ma nello specifico sono stati fatti interventi sullo sterzo che hanno permesso di avere lo sterzo più diretto della categoria, stiamo parlando di un 14,2, quindi davvero record assoluto, e l'hanno toccato ovviamente anche di assetto modificando completamente le sospensioni e anche con barre antirollio specifiche sia anteriori che posteriori. La parte interna è sicuramente molto interessante perché i ragazzi del centro stile sono riusciti ad abbinare un design tipicamente iconico e Alfa Romeo già visto con tutti gli elementi tecnologici che questa piattaforma è riuscita ad offrire, piattaforma che riesce nella realtà dei fatti a integrare molto bene, come state vedendo, un volante multifunzione da questo design inedito tagliato nella parte bassa dopo un materiale pelle alcantara con comandi touch, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, non è previsto un head-up display e anche un sistema infotelematico già visto, mettiamola così, a livello di grafiche, sempre da 10,25 pollici. Bello tutto il tunnel centrale, ha una nervatura molto muscolosa e uno stile tipicamente Alfa Romeo, ma la cosa che mi fa impazzire sono i sedili di questa variante veloce. Guardate quanto sono belli, difficilmente io ho visto dei sedili così belli su un prodotto Alfa Romeo, quali hanno integrati davvero meravigliosamente bene. A livello di materiali di qualità nella zona alta troviamo
materiali plastici ma che non scrocchiano, poi sempre degli inserti plastici, piano black dove è integrato il sistema infotelematico, piano dove ci sono tutti i comandi del sistema di climatizzazione, vanno per riporre smartphone con standard di ricarica QI, questa è anche la chiave. Dove l'avete già vista? Fatemelo sapere nei commenti. Tasto start and stop che non è più sul volante ma è qua nella parte centrale, e levettone per la selezione della direzione di marcia. Anche il tasto drive mode, come anche il brake button, sono, mettiamola così, di logica già viste. Possibilità di riporre oggetti nel vano centrale e anche di dividere lo scompartimento. I sedili sono semplicemente meravigliosi, belle le cuciture a contrasto, belli materiali plastici che però troviamo anche sulla portiera. Ecco qua mi sarei aspettato qualcosa di più, ma poi dopo parliamo di prezzi e contestualizziamo tutto quello che stiamo vedendo. Poi abbiamo Alcantara nella parte centrale e di nuovo plastica nella parte sottostante. Guardate anche i dettagli con il logo Alfa Romeo qua nella parte posteriore, e invece vi voglio far concentrare anche su come hanno sviluppato lo stile qua nella coda della vettura, che è sicuramente molto speciale perché ha questo splitter, anzi ha questo spoiler molto importante nella zona superiore, che poi va ad accomodare un bagagliaio record per quanto concerne la capacità e il volume di carico. 400 litri sulla versione elettrica, quindi bagagliaio più ampio della categoria. C'è anche un bello scalino, è bello profondo e si può ovviamente modulare lo spazio grazie a dei supporti per modificare l'altezza del fondo, e una zona posteriore con sportello elettrico che vi faccio vedere immediatamente. Zona posteriore che adesso ha lettering Alfa Romeo al posto del logo, che va a richiamare a livello stilistico con questa firma ottica luminosa discendente qualcosa di già visto in termini di stile Alfa Romeo passato, sempre con i tre elementi che vanno a creare la firma ottica luminosa. Nella parte bassa, questa è la versione elettrica, ovviamente non ci sono tubi di scappamento, ma come vedete va a essere impreziosita da questo dettaglio che è in colore carrozzeria. Sicuramente molto interessante da vedere dal vivo, anche se poi bisogna sempre scontrarsi un po' con la realtà del prodotto, perché sia chiaro, e qua non ci piove, speravamo tutti, ed è detto con tanto amore, di trovarci sottoterra prima di vedere un 1200 PureTech sotto il cofano di un Alfa Romeo, però vi assicuro che questa è veramente una dimostrazione di come in Alfa Romeo ci credono, di come vogliono vendere sul segmento che più adesso è in voga, sul segmento che più dà soddisfazione a livello commerciale, ed è una dimostrazione di come Alfa Romeo c'è e vuole continuare ad essere competitiva. Questa Milano vi confesso che dal vivo è sicuramente molto interessante, vi confesso che dal vivo non è così kitsch come sembrava dalle foto, e vi confesso che tutto sommato hanno fatto un lavoro decisamente interessante. Parlavo con il mio amico Bagnasco, che non vedo più in questo momento, per discutere del lavoro che è stato fatto a livello di tuning, di fine tuning di guida, e mi dice: Valerio, stai tranquillo che quando guiderai questa macchina ti renderai conto di tutto quello che abbiamo fatto sull'auto, perché gli abbiamo dato un fine tuning che nessun'altra auto ha, e soprattutto, qua lo dico, e questa è una cosa assolutamente personale, non esiste nulla di meglio sulla CMP, su questa piattaforma, e sicuramente è un modo di utilizzare correttamente una sinergia di gruppo che prevede l'utilizzo di questa piattaforma. Tutti i ragazzi in Alfa Romeo ci hanno lavorato davvero tanto su questo prodotto, ci hanno lavorato in modo assolutamente impeccabile, e ci dicono: ragazzi, noi avevamo questo come base di partenza e da questo abbiamo creato il massimo che potevamo creare. Vi faccio vedere anche come si sta nella zona posteriore, perché è sicuramente importante vedere anche come si sta a bordo. Come si sta a bordo, e come potete vedere si riesce comunque ad avere un'abitabilità da segmento B senza troppe pretese anche nella parte posteriore, considerato che i sedili Sabelt vanno a occupare volume anche nella parte posteriore perché hanno questo guscio in plastica, in questo momento si trova molto indietro. Comunque a livello di qualità delle sellerie è davvero molto alto, perché c'è sempre questa microfibra traforata cucita mista con questi elementi in similpelle. Nella zona posteriore ho solo una presa USB di tipo C, non ho climatizzazione, ho le luci LED, c'è il tettuccio e il sedile frazionato in configurazione 60-40 con agganci Isofix. Qualità del pannello portiera qua dietro, lo sentite? Un po' plasticoso, ma
direi che ci sta. Perché? Perché questo è un segmento molto sensibile, è un segmento che deve fare volume, è un segmento che deve avere un posizionamento a livello di prezzo concreto. Che cosa significa un posizionamento a livello di prezzo concreto? Significa che Alfa Romeo Milano arriverà con una base di listino di 29.000 euro. 29.000 euro per l'ibrida 136 cavalli e basta, a salire poi verso l'infinito e oltre per la versione veloce 240 cavalli elettrica. La cosa bella è che questo prodotto è già ordinabile nella realtà dei fatti e quindi si dovranno aspettare soltanto le prime consegne, i primi arrivi in concessionaria. C'è davvero tanto da dire. Prima di arrivare qua vi confesso che ero molto agguerrito, veramente super agguerrito, e ero pronto a usare come mantra una frase che dal mio punto di vista è correttissima, ovvero: non basta il brand per fare il prodotto, ma ci vuole il prodotto per fare il brand. Avevo davvero tanta paura prima di vedere questa auto dal vivo, ma ne avevo, fidatevi, veramente tantissima. Ve lo dico da dalfista, ve lo dico da appassionato, perché quando ci troviamo dinanzi a un prodotto che sì, sicuramente a livello tecnologico e a livello competitivo sul mercato è posizionato molto bene, ma che nella realtà dei fatti è una vettura che ha una base francese, dei motori francesi, costruito in Polonia, ti viene un po' la tachicardia, no? Ti viene veramente tanto la tachicardia. Però devo ammettere che è bella, è un segmento B. Che cosa potevamo aspettarci di più da un segmento B? Secondo me nulla. E per quanto riguarda lo stile, io ho due punti personali che sono i seguenti. Mesonero ci ha messo mano su delle indicazioni precise che sono andate a stravolgere quella che è la filosofia di Alfa Romeo. La filosofia di Alfa Romeo è quella di creare design senza tempo, con linee pulite. Se guardate anche la tonale, che sicuramente non è l'esercizio di stile migliore per limitazioni proprio della piattaforma su cui è costruita, possiamo comunque trovare in tonale degli elementi molto puliti nella zona anteriore, pulite nella zona posteriore, delle linee che nel tempo non andranno a invecchiare, anche se pecca e peccava di effetto wow. Qua invece hanno voluto stravolgere tutto, perché il mercato adesso ha delle logiche diverse che hanno imposto invece di creare una vettura con un fortissimo impatto, con un fortissimo effetto wow. E sicuramente dal vivo questa è una vettura molto molto presente. Vi volevo dire tante altre cose, ma nella realtà dei fatti abbiamo toccato tutti i punti di questa tonale, abbiamo visto che è concreta anche a livello di prezzo e che soprattutto va a mantenere le promesse che il nostro amico Jean-Philippe Imparato ha fatto, ovvero un modello all'anno fino ad arrivare a rendersi di nuovo competitivi su tutti i segmenti. L'anno prossimo si attenderà la Stelvio elettrica sulla piattaforma STLA Large, la Stella, chiamatela un po' come volete, che verrà costruita a Cassino, quindi ci sarà un impegno di Alfa Romeo e di Stellantis ancora sul suolo italiano. Facciamo volume, vediamo un po' come va e rendiamoci di nuovo competitivi in tutti i segmenti. Eresia, non eresia, ditemelo voi. Alla fine anche la Mito era un appunto certo, si poteva dire della Mito che almeno era costruita in Italia, che almeno aveva motori italiani, però poco ci possiamo fare. Il gruppo si chiama Stellantis e il gruppo fonde sia una parte italiana che una parte francese, di cui bisogna prendere sia da una parte che dall'altra il meglio. Sicuramente per le vetture compatte, per le vetture piccole, la CMP si presta molto bene, quindi perché privarsene? È una piattaforma molto competitiva a livello tecnologico, e sicuramente per le vetture più importanti come la Stelvio, come la futura Giulia, si ricorrerà invece a una piattaforma italiana. Fatemi sapere che cosa ne pensate del suo design, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa Alfa Romeo Milano, sono veramente curioso di ricevere i vostri feedback. Io adesso vado a fare qualche contenuto più approfondito, perché qua dal vivo direi che è assolutamente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video, sempre su Automoto. Ciao!